In campo per un sorriso, in campo per realizzare delle strutture ricreative per i bimbi disabili all'interno del centro riabilitativo di Serra Spiga. È la prima partita del sorriso giocata a Cosenza. Sul rettangolo di gioco la Nazionale Attori e la squadra dell'Associazione di Volontariato e dei Genitori, anche noi siamo utili. Un'iniziativa importante, come ha detto Alessio Di Clemente. Ogni euro che viene dalle persone di Cosenza, come dalle persone di altre parti, va a delle persone che stanno male. Questo dice tutto, il resto per noi è gioia, divertimento, ma la cosa più grande è questa, che tutti insieme facciamo delle cose belle. Gli fa eco un commosso Marcelo Fuentes. Sono veramente contento di vedere tutto questo pubblico per tutti i bambini che si trovano, purtroppo bambini disabili che ho visto che sono a bordo del campo, e veramente adesso uno riflette e dice i problemi a volte sono altri e i nostri problemi diventano piccoli così. 3.500 i biglietti venduti al costo di 5 euro. Prima del match un veterano della Nazionale Attori come Franco Pini fa una divertente previsione. Il pronostico è vittoria della solidarietà per 2-0. Poi il campo deciderà che vinceremo noi. Ad onor di cronaca gli Attori hanno vinto la partita battendo la squadra dei volontari per 6 reti a 2.